grandissimo interesse e onestamente non me l'aspettavo potesse essere davvero di così tanto interesse. Come riportare il legno al grezzo. Ho già fatto diversi video proprio su questo argomento e recentemente l'ho trattato nuovamente e mi sono arrivate davvero tantissime domande e richieste di aiuto, tanti dubbi e alcune persone mi hanno anche detto di non essere riuscite a sverniciare. Ci sono degli accorgimenti tecnici che possono esservi utili, quindi li condivido in questo video. Per andare a vedere invece i vecchi video tutorial sulla sverniciatura del legno per riportarlo al grezzo, ti lascio i link qui giù nei commenti e anche qui su, dove vedrai il bollino. Quindi, dai, andiamo a vedere subito quali sono questi accorgimenti che possono esserti utili e ti possono aiutare ad arrivare a raggiungere l'obiettivo facendo meno fatica possibile. Molto spesso i soggetti da trattare sono mobili scuri con finiture molto spesse, semilucide, lucide o addirittura con vetrificanti, rovinati, macchiati o graffiati. La prima cosa da fare è affidarsi ad un buon sverniciatore chimico. Solitamente si tratta di prodotti in gel, molto densi. Questa formulazione infatti permette di agevolare l'applicazione anche su superfici verticali. Ne ho provati diversi, tutti piuttosto soddisfacenti. Tra tutti comunque devo dire che quello che mi ha dato i risultati migliori è questo di 3W3. Soprattutto è molto efficace con gli strati di finiture più consistenti e addirittura rimuove efficacemente anche la stragrande maggioranza dei vetrificanti. Quando utilizzi gli sverniciatori, indossa rigorosamente i guanti e proteggi occhi e vie respiratorie. Questi prodotti si applicano sulle superfici con l'ausilio di un pennello ed è molto importante stenderne un bello strato abbondante, alto qualche millimetro e il più possibile uniforme. Assolutamente non bisogna lesinare nell'uso dello sverniciatore, soprattutto in presenza di finiture molto spesse. Infatti è impensabile rimuovere ad esempio un vetrificante o comunque anche un flatting applicato con tecniche industriali stendendo semplicemente un velo di prodotto. Addirittura in presenza di vetrificanti o di finiture particolarmente ostinate come potrebbero essere quelle dei mobili in stile arte povera, tanto per fare un esempio, che erano molto in voga negli anni 90. In questi casi può essere molto utile carteggiare con una carta abrasiva a grana grossa, tipo 1,80, prima di applicare il gel sverniciatore. È sufficiente un passaggio veloce, giusto per scalfire lo strato di finitura e permettere in questo modo al gel di penetrare e agire più in profondità.
per quanto tempo è necessario lasciare agire il prodotto, cioè lo sverniciatore. Di solito sulle confezioni sono riportate le indicazioni relative al tempo necessario di posa. Solitamente si aggirano attorno ai 15-20 minuti. Personalmente ti consiglio di lasciarle agire molto di più, anche fino ad un paio d'ore. Ti sembrerà tanto tempo e magari sei anche impaziente e ti capisco. Comunque vedrai che alla fine questa lunga attesa ti faciliterà moltissimo il lavoro di rimozione. In linea di massima, già pochi minuti dopo l'applicazione del gel si inizia a vedere la vernice gonfiarsi e sollevarsi, o come dico io, inizia a friggere. Non è detto che ciò accada e, se non dovesse accadere, non significa che sta mancando l'effetto. La reazione che noi vediamo dipende anche un po' dal tipo di finitura e non tutte reagiscono alla stessa maniera. Ci sono casi in cui visivamente sembra non accadere nulla, ma alla fine, quando poi vado a rimuovere, si toglie tutto in maniera molto molto semplice e facile. Terminate le 2 ore di attesa, con una spatola si inizia a rimuovere. Se in alcuni casi la vernice che vuoi rimuovere non venisse via, non si staccasse, evita di insistere troppo con la spatola per non segnare o rovinare il legno. In quel caso semplicemente ripeti con una seconda applicazione di sverniciatore. Fallo solo sul punto ostinato dove c'è il residuo. È sufficiente anche un tempo di attesa molto più breve. Bastano solo 10 minuti per intenderci, perché comunque quel residuo ha già risentito dell'applicazione precedente e quindi risulta decisamente più morbido. Ora, con una spugna bagnata rimuovo tutti gli ultimi residui, anche i più piccoli, e poi lavo per bene tutta la superficie. A questo punto non è detto che il legno sia al suo colore originale, anzi, probabilmente rimane parte del colore dell'impregnante o del mordente. Infatti, una volta asciutta, a fine trattamento, la superficie di legno non sarà perfettamente liscia, quindi si rende necessario levigare, per diversi motivi, sia per asportare gli ultimi eventuali residui, che di solito sono tutti lungo i bordi esterni, e poi anche per rendere uniforme l'aspetto della superficie stessa. E lo si può fare sia a mano che con l'utilizzo della levigatrice. La scelta della carta abrasiva da utilizzare dipende dalle condizioni del legno. Indicativamente si può iniziare con una 80 o una 100, per passare poi ad una 120 e finire con la spugna abrasiva a grana 180. Il colore finale del legno naturalmente varia anche in base all'essenza del legno stesso. Se si desidera mantenere l'effetto legno grezzo, è sufficiente applicare un finitore liquido specifico per legno. Tra tutte le finiture è quella che dà il risultato più naturale in assoluto, pur proteggendo efficacemente il legno. Tutte le altre finiture che ho provato, anche quelle neutre come la cera o il flatting in colore, invece, anche se assolutamente opachi, tendono ad alterare o sono comunque percettibili o alla vista o al tatto.
e di conseguenza ho scelto di utilizzare questo prodotto di Marbeck con il quale mi trovo benissimo, perché oltre ad essere opaco non lascia nessun tipo di pellicola o di film percettibile né al tatto e nemmeno alla vista. Nel caso invece della rimozione di pitture, il procedimento è il medesimo. Solitamente l'operazione è ancora più agevole che con le vernici. Si utilizza lo stesso identico prodotto con tempi di posa spesso decisamente inferiori. Vuoi conoscere e approfondire le tecniche di decorazione e restyling del mobile? Vai sul sito lorenamachiavelli.com e prendi i tuoi videocorsi.